Gli infortuni, anche mortali, sul lavoro sono in aumento nella provincia di Cremona, secondo gli ultimi dati INAIL. È probabilmente il costo della ripresa economica, prezzo che deve essere limitato grazie a strategie comuni. Tutte le categorie sono incluse nel protocollo d'intesa presentato in prefettura per aumentare conoscenza, formazione, sensibilizzazione, cultura della sicurezza e offerta di strumenti che consentano di trovare soluzioni alle situazioni di rischio. I numeri sono importanti, ci rassegnano un quadro di un aumento, anche se certamente anche legato all'aumento dell'attività produttiva post-pandemica che è in atto, ma questo non ci deve assolutamente fermare, perché il nostro obiettivo è quello di non tanto eliminare gli incidenti sul lavoro, soprattutto quelli mortali, ma soprattutto di limitare il numero e cercare di porre in essere tutta una serie di iniziative che possano veramente andare in questa direzione in maniera sinergica. Penso che proprio il valore aggiunto di questo protocollo sia la volontà comune di tutte le istituzioni di lavorare insieme, di fare quel passo in più rispetto a quanto già viene fatto e farlo con una condivisione, con una comunione di intenti. Importante la prevenzione, dunque, che rende necessario il coinvolgimento dei giovani. Un primo passo importante, quello odierno, per cercare di contrastare questo fenomeno, perché i numeri sono preoccupanti. Cercheremo di capire quali sono i fenomeni di anomalia che portano a queste tragedie o comunque infortuni sul lavoro. L'obiettivo è portare allo zero morti sul lavoro. Il più grande patrimonio di ogni azienda è rappresentato dai collaboratori. Ho chiesto di valutare, magari all'interno dell'osservatorio che è stato costituito oggi, i cosiddetti incidenti in itinere. Quello che chiedevo anche all'ispettorato, al direttore dell'ispettorato del lavoro, all'ATS, è che i controlli vengano fatti, ma nel rispetto dell'azienda. L'importanza è che questo documento sia stato firmato da tutti i soggetti, sia istituzionali, sia dal sindacato, sia da tutte le associazioni di categoria della nostra provincia. E questo credo che sia una cosa non scontata e non credo che ci sia in tutte le province italiane.